sento molto freddo. Mamma. Vado a chiamare il dottore. Enrique, non abbiamo i soldi per pagarlo. Non preoccuparti. È un uomo molto buono, verrà. Tornerò prestissimo. Ordine del colonnello Luis Ramirez Montoya, sei arruolato. Dovrai fedeltà, lealtà, eccetera, eccetera. Portatelo via. No, no! Alt! Cominci già a disobbedire? Vi prego, mia moglie è malata, ha la febbre. Come la metà dei miei uomini, altrimenti non sarei qui. I miei figli moriranno di fame. Oh, mi si spezza il cuore. Prendetelo. No, Enrique! Saranno questi quattro contadini puzzolenti. Ho fatto del mio meglio, signore. Non è abbastanza. Tessa, guarda. Taggete. Questa erba può curare la febbre. Enrique! Pietà, colonnello! Non è forse un animale quello che strappa un uomo alla sua famiglia affamata? Soprattutto se permette che si importuni il suo comandante. Sei un soldato ora! Comportati come tale! Muovetevi! Signoras. Camminate, camminate! Colonnello. Signorita Alvarado. Colonnello, conosco quell'uomo. Non può essere colpevole di alcun crimine. Ne sono certo, signorita. Quei fortunati sono stati prescelti per servire nel nostro esercito. Ma sono dei contadini. La febbre ha decimato i miei soldati. E la regina di spade non ha smesso di sfidarmi. Capisco, è un grosso problema. Per il ritiro delle tasse prima mandavo un soldato, adesso tre. Ho pietà per la condizione dei contadini. Ma è la regina la sola colpevole. Devo andare. Buongiorno, signorita. Buongiorno, colonnello. Andiamo. Montoya dice che è colpa della regina. Forse su un punto ha ragione. Che cosa vuoi dire? La regina dona la speranza ai contadini. E allora? Per chi è disperato, la speranza è pericolosa. Che cosa dovrai fare, secondo te? Niente? No. Io vorrei che ti assumessi la responsabilità di ogni tuo atto e della reazione di Montoya. Bene. Tornerò stanotte e libererò Enrique. Per farlo ricercare come disertore. Così non potrà mai più tornare a casa da sua moglie e dai suoi figli. Prima dici che ne sono responsabile, ora che non devo occuparmene. Quello che ti voglio dire è che non sono problemi che puoi risolvere con una spada. Difenditi! Coraggio, non scappare! Difenditi! Andiamo! Difenditi! Mi hai già
chiamato animale davanti al comandante. Tiratelo su. Ricorda, tieni alta la guardia. Attento. Attento, attento. Non si rialza. C'è qualcun altro? No, non ce la fa più. Eh? Tu? Signorita. Mi spiace, capitano, non volevo interrompere. No, no. Forza. A strigliare i cavalli. Tutti quanti. Sono venuta a chiedervi un favore. Voi chiedete un favore a me? Un piccolo favore personale. Personale? Per cortesia, potete passarmi. Ecco a voi, capitano. Grazie. Ditemi, cosa un semplice soldato come me può avere da offrire alla figlia di un ricco don spagnolo? Potrei avere la camicia, prego? Allora, qual è il favore? Vorrei chiedervi di affidarmi a Enrique. A che vi serve quel verme? La mia azienda ha bisogno di contadini e lui è un gran lavoratore. Quanto desiderate questo favore? Fate un bel respiro. Ancora? Dov'è la mia medicina? È finita. Finita? Come? L'ho data ai malati, ovviamente. I contadini vengono prima del vostro comandante. Non state per morire, colonnello, o almeno non oggi. E la vostra febbre è sotto controllo. Non azzardatevi a voltarmi le spalle. Vado a prepararvi la medicina, ve la porterò appena sarà pronta. Ricordate queste parole. Voi dovete obbedire a me, e soltanto a me. La morte non fa favoritismi, colonnello, e altrettanto faccio io. Il punto è che la morte non è schiava di nessuno. E invece voi lo siete. Guardia! Signore? Scorta il dottore fino a casa sua. Non deve uscire. Mi state arrestando? No. Vi sto trattenendo in quanto mio medico personale. Preparerete la medicina solo per me, avete capito? Quei quattro straccioni possono anche morire. Che cosa è successo, Enrique? Non ti preoccupare, sarà a casa presto. La signorita sta parlando con il capitano. Ti porterà la medicina del dottore. E forse ne resterà un po' anche per me. Perché non trovo mai il punto di blu che vorrei trovare? Succede sempre così. Dovrei comprare il nero. Si stanno ammalando tutti. Potrei essere la prossima. Impossibile. Non siete mai stata più bella in salute. Non è facile tenersi sempre in forma. Per niente. È il risultato di un duro lavoro. Se le donne vi invidiano, gli uomini però vi apprezzano per quanto valete. Parlavo con il capitano Grisham. Già, ho sentito. Di quel contadino, Enrique. Mi sembra che vi preoccupiate un po' troppo per un contadino. È solo che non posso permettermi di perderlo. So quanto il capitano ascolta i vostri consigli. Veramente impressionante il suo modo di combattere. Ricorda un animale. Non l'ho notato. Mi è difficile credervi. Gli stavo solo facendo una domanda, Vera. Esatto, su quel contadino. Potreste parlare al capitano in favore di Enrique? Mi spiace, è troppo tardi adesso.
Sareste dovuta venire prima da me. Usate di più il rosso, Tess. Vi farebbe apparire meno pallida. Vi vuole il colonnello Montoya? Sto lavorando. Il suo non è un invito. Il colonnello mi vuole vivo al suo servizio in una bar. Ringrazialo per me del suo invito. Ora vuoi perdere anche la tua spada? Appena potrò, mi presenterò. Aprite la finestra. È aperta. Apritela di più, sto bruciando. Sì, signore. Dov'è il dottore? Sta attraversando la strada. Era ora. Ditegli di fare in fretta. Morto prima che arrivi con la medicina. Idiota! La regina di spade, prendetela! Volete uccidere il dottore? La regina ha attaccato il dottore e rubato la medicina. La mia medicina. $500 per la regina di spade. Chi ha detto che la ladra è lei? Il capitano Grisham, lui l'ha vista. Mia figlia è malata e per colpa sua morirà. Ma non sa che i nostri bambini muoiono? Chi salverà i nostri figli? Come possono credere che abbia fatto una simile infamia? Le loro spose soffrono, i figli muoiono. Sanno che non sono una ladra, ma hanno bisogno di un colpevole. E il capitano gliel'ha fornito. Grisham, di nuovo. Marta, cosa c'è? Niente. Sono inciampata. Ma tu scotti, Marta? No, sono solo accaldata. Mio Dio, hai la febbre. Presto starò bene. Ti porto subito a casa. Andiamo. Peccato che non sia stata la regina a rapinare il dottore. Come ti senti ora? La medicina del dottore è potente. Vedi, avevo ragione. Il dottore è un bravo uomo. Ma il capitano Grisham? Gli ho detto che dovevo venire a occuparmi della mia famiglia. Però gli ho promesso di rientrare in caserma prima di notte. Come vivremo noi due senza di te? Non disperarti, ritornerò.